Dal 13 al novembre prossimi, Riposto, così come tutto il litorale ionico etneo, ospiterà i campionati italiani di traina, praticatissima disciplina della pesca sportiva. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dall'assessore allo sport del comune di Riposto, Antonio Di Giovanni. Riposto ha nel mare, come dire, il suo carattere identitario probabilmente tra i maggiori, e tra il 13 e il 16 ottobre, con giornate di gara 13, 14 e 15 ottobre, si svolgerà proprio da noi il 31esimo campionato di traina sportiva. È il primo da noi, una manifestazione importantissima che vedrà sfidarsi i 30 equipaggi più forti d'Italia, che nel circuito di gare di questo anno si sono distinte e hanno battagliato, e che per la nostra cittadina non rappresenta soltanto un momento di grande sport, di agonismo ad altissimi livelli, significa anche portare la nostra cittadina alla ribalta e impegnarci in una grande sfida di accoglienza. Io lo devo dire perché devo ringraziare sia la federazione, la FIPSAS, la Federazione Italiana di Pesca Sportiva, sia la Lega Navale, che insieme alla nostra Proloco, alle associazioni delle attività produttive, alla Confcommercio, diciamo tutti quanti, hanno preparato un'ospitalità davvero di livello, intrecciando appunto sia le attività produttive, quindi bed and breakfast, gli alberghi, i ristoranti, che il mondo dello sport. Questa di oggi è stata la prima presentazione della manifestazione. Proprio ieri abbiamo fissato con l'assessorato regionale allo sport per giorno 7 ottobre un'altra conferenza stampa in cui verranno dati altri dettagli della manifestazione proprio a ridosso. Considerate che il campo di gara si estenderà dalla foce dell'Alcantara fino a Pozzillo, per cui uno dei tratti più suggestivi e belli della costa della Sicilia orientale, potremmo dire tutta la Sicilia, e si svolgerà entro le 3 miglia. Quindi questi 30 equipaggi si sfideranno nello scenario davvero suggestivo del litorale sotto l'Etna.